Le calli sono deserte in attesa di riaccogliere i turisti. A Venezia il lento ritorno alla normalità passa dalla riapertura delle librerie. In Veneto i negozi che vendono libri e le cartolerie sono tornati a lavorare, ma a scartamento ridotto. L'ordinanza regionale prevede infatti la riapertura per 2 giorni a settimana, oltre a una lunga serie di indicazioni restrittive. Ma tanto è bastato per portare un minimo di sollievo ai veneziani. Libri. Ho comprato tanti libri, sì, avevo bisogno come una dipendente. Ogni libreria si è dovuta organizzare con ingressi contingentati, gel e mascherine, come ha spiegato Claudio Moretti, coproprietario della libreria Marco Polo. Noi ci siamo organizzati nell'orario di apertura con una fascia oraria dedicata agli anziani o comunque alle persone a rischio. Una fascia oraria dedicata solo a loro in maniera tale che loro possono frequentare la libreria in totale sicurezza, una persona alla volta. Anche se noi qua possiamo ospitarne quattro, in quella fascia oraria loro entrano una alla volta. Librerie e cartolerie sono entrate nella fase 2, ma non è tutto chiaro, come ha spiegato Elena Franzon, proprietaria di una cartoleria a Venezia. Indicazioni ce ne sono poche, sono frammentarie. Non badano a determinati aspetti che possono influire sulla vita dei cittadini. Ad esempio, noi abbiamo potuto riaprire tutto il settore cartoleria, ma non abbiamo potuto riaprire il settore stampe e fotocopie. Nonostante la confusione e le restrizioni, secondo i dati di Ali Confcommercio, nelle 13 regioni in cui è stata permessa la riapertura, il fatturato medio della prima giornata ha dato buoni risultati nelle librerie indipendenti, attestandosi sui livelli di venduto simili a metà aprile 2019. In alcuni territori il dato ha avuto anche un sensibile incremento.